Si chiama Natale Solidale ed è un progetto realizzato e portato avanti a Bagnoli del Trigno dal gruppo di volontariato Bagnolesi. Una raccolta alimentare organizzata con la Caritas diocesana di Trivento per chi è in uno stato di bisogno non solo di Bagnoli ma anche dei paesi limitrofi. Quest'anno il progetto Natale Solidale è cresciuto rispetto allo scorso anno, che è nata come un'iniziativa internos tra lo staff giovani, aiutando un po' le persone di Bagnoli, e l'abbiamo ampliata facendo partecipare altre persone. Quindi tramite la pubblicità abbiamo voluto accanto a noi altra gente che non faceva parte del nostro gruppo di volontariato ma che si è unita a noi per portare un momento di gioia, un momento di allegria alle persone che in questo periodo ne hanno bisogno. In fin dei conti questo è lo spirito del Natale, cioè quello di portare un messaggio positivo alle persone che vivono alcune situazioni particolari, e quindi è stata un'ottima iniziativa voluta fortemente dallo staff giovani. Una vigilia di Natale passata in compagnia delle persone sole nelle case di riposo del paese, con l'obiettivo di portare un sorriso, di fare un bel gesto e un augurio affettuoso a quanti in questo periodo forse ne hanno più bisogno. Sicuramente il periodo natalizio per chi fa volontariato è il periodo più importante dell'anno, perché si viene veramente a capo di tanti progetti portati avanti in tutto l'anno, e tra questi si aggiungono appunto queste iniziative di questi giorni, sia le visite ai centri anziani, sia la raccolta alimentare e nei giorni dedicati a Telethon una raccolta fondi per la Fondazione Telethon, che sosteniamo già da qualche anno qui in paese. Hanno partecipato al progetto molti giovani che hanno spronato anche gli adulti. È stato possibile effettuare questa raccolta tutti i giorni tramite la mostra del presepe di Bagnoli del Trigno, e raccogliendo beni di prima necessità per i più bisognosi, come coperte, scatolame, proprio dei beni che servono in questo periodo. Il 24 dicembre noi ragazzi dello staff giovani abbiamo deciso di passare un Natale diverso, trascorrendo del tempo con chi ne ha più bisogno. Per questo alle 15 ci siamo radunati davanti al santuario della Madonna di Fatima e ci siamo recati alle due case di riposo. E abbiamo portato dei messaggi di auguri agli anziani, appunto.